senza esercitare troppo la fantasia, era abbastanza logico che se stamattina abbiamo parlato di Maria, non potevamo oggi pomeriggio non parlare della Chiesa. E quindi la meditazione di oggi pomeriggio avrà come cuore principale proprio la Chiesa. Perché? Perché l'immagine più bella, più splendente della Chiesa è Maria. Maria è la Chiesa così come dovrebbe essere. Lei è la vera Chiesa. Noi che siamo la Chiesa, quella attuale, siamo sempre un po', distanti da questa immagine che Maria invece ci dà di una Chiesa che è feconda, una Chiesa che sa ascoltare, una Chiesa che sa tradurre in carità l'incontro con Cristo, una Chiesa che sa portare gioia, una Chiesa che non diserta le croci. Quest'inno bellissimo medievale che parla di Maria sotto la croce, stabat mater dolorosa, stava la madre, era lì, era confitta sotto la croce del figlio. Che cos'è Maria se non l'immagine di una chiesa che non diserta la croce degli uomini, anche quando si trova nell'impotenza? Perché certe volte noi dimentichiamo che tra i personaggi inutili della passione c'è il Cireneo. Ma c'è anche Giovanni e c'è anche Maria, sono i personaggi inutili della passione. Inutili nel senso che non hanno un utile, perché non possono salvare la vita a Gesù. Eppure la loro presenza umanizza la sofferenza di Cristo, cioè non salvano la vita a Cristo, ma la loro presenza inutile in realtà è utilissima in termini umani. È proprio la loro presenza che rende sopportabile la sofferenza di Cristo. Pensate alla figura del Cireneo, che il Vangelo sottolinea che fu costretto, eppure in quella costrizione solleva Gesù dal peso della croce. E poi la morte che fa Gesù è una morte atroce, ma non dobbiamo dimenticarci che sotto la sua croce c'è la madre, muore vicino la madre. È il discepolo che egli amava. Bene, anche quando Maria mostra tutto quello che siamo anche noi, nell'impossibilità di poter far tutto, ci ricorda quella che è la definizione teologica più bella della Chiesa, cioè che la Chiesa è sacramento universale di salvezza. Ora, dire che è sacramento universale di salvezza significa dire che la Chiesa è segno, cioè indica qualcosa, non è in se stessa qualcosa. La Chiesa non è il fine, è sempre segno di un fine, indica qualcosa, ma non è un segno qualunque, è un segno efficace. In questo senso noi possiamo dire che è un sacramento. Quindi la Chiesa non è semplicemente segno di Cristo, ma un segno che rende efficace Cristo, dentro la storia. Quella che è la definizione del catechismo della Chiesa Cattolica ci interessa per entrare nel cuore della meditazione di oggi pomeriggio, cioè come si può vivere senza questo sacramento universale di salvezza? La Chiesa non è opzionale. La Chiesa non è qualcosa di cui si può fare a meno. Extra ecclesia nulla salus, cercheremo di capire che cosa significa i padri quando ci dicono che fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. In che senso fuori dalla Chiesa non c'è salvezza? Gesù, entrando nel mondo e cominciando la sua predicazione del Vangelo, non si accontenta semplicemente di annunciare il Vangelo. Mentre annuncia il Vangelo, costituisce intorno a sé una comunità di amici. Quasi a voler dire che il Vangelo è incomprensibile senza quell'intreccio di relazioni che noi con il tempo abbiamo chiamato apostoli. Cioè Gesù non si limita semplicemente a una predicazione vocale del regno di Dio, cioè non va semplicemente nelle piazze ad annunciare questo regno di Dio, non si avvicina semplicemente agli ammalati, agli esclusi, agli ultimi, non fa semplicemente questo, ma chiama delle persone attorno a sé e fa diventare queste persone intorno a sé il modo più efficace di annunciare il Vangelo, cioè senza l'intreccio relazionale di queste persone non si capisce nulla del Vangelo. Tant'è vero che nel cuore stesso della sua predicazione, a un certo punto, guardando i suoi, dice: vi riconosceranno da come vi amerete. Cioè, non dice dovete essere chiari, dovete avere idee ben chiare, dovete saper dire chiaramente questa cosa. Cioè, l'annuncio passa soprattutto attraverso la testimonianza dell'amore. La testimonianza dell'amore fraterno.
Ecco perché togliere la Chiesa dall'annuncio cristiano significa rimanere davanti a un annuncio che è incomprensibile. Togliere questo intreccio relazionale significa non comprendere più niente della missione, della modalità con cui Gesù ha deciso di portare il Vangelo nel mondo. Ma l'errore che potremmo fare quando pensiamo a questo è quello di pensare che questo intreccio di relazioni riguardi semplicemente 12 persone, no? I 12 apostoli, e che questa amicizia finisca con la morte dell'ultimo degli apostoli, cioè di Giovanni. Non ci accorgiamo che da quel momento in poi la Chiesa è un continuo nascita, è una continua nascita di relazioni. La Chiesa che noi siamo oggi nasce dalla volontà di Gesù di intessere queste relazioni, cioè noi siamo il prolungamento di quell'amicizia, il prolungamento di quella volontà, il prolungamento del desiderio di Cristo di dire la buona novella del Vangelo soprattutto attraverso i suoi, cioè costruire una relazione più intima con alcune persone. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. In un mondo come il nostro, che sembra dirci che ognuno si trova nella libertà di poter scegliere nel supermarket delle religioni quello che più gli piace, no? Dice: io ho scelto a un certo punto di essere cristiano, di essere cattolico, o di essere buddista, o di prendermi un po' di questo, un po' di questo, un po' di quest'altro. In realtà dire una cosa del genere significa non comprendere che se siamo Chiesa non lo siamo perché abbiamo preso iniziativa noi, ma perché Lui ha preso iniziativa nei nostri confronti. È Lui che ha scelto noi. Noi abbiamo la responsabilità di essere stati scelti da Lui per essere Chiesa. Ora, ovviamente, davanti al suo invito possiamo anche dire di no. Molte persone hanno disertato quell'invito. Vi ricordate quando Gesù comincia a fare i discorsi sul pane disceso dal cielo? Nessuno lo capiva. Tutti rimangono anche abbastanza confusi dai discorsi che Gesù sta facendo, parlando della propria carne che deve essere mangiata e che lui diventa cibo, chi non mangia questa carne. Le persone rimangono così sconvolte, dice: questo discorso è troppo duro per noi, e se ne vanno. Se ne vanno, proprio fisicamente se ne vanno. E Gesù, guardando quelli che erano i suoi, dice: volete andarvene anche voi? E non è una domanda retorica, capite? Cioè noi siamo sempre nelle condizioni di dire: te ne vuoi andare? Permettetemi di insistere un attimo su questa libertà di fondo. Sapete, certe volte noi viviamo il nostro appartenere alla Chiesa e anche il nostro appartenere a una particolare vocazione, il fatto che abbiamo fatto delle promesse o dei voti, come una grande costrizione, cioè come qualcuno che a un certo punto ha limitato la nostra libertà. Domenica scorsa ho partecipato a un'ordinazione di un diacono armeno. Immaginatevi in armeno cosa ho potuto capire, niente, ma grazie a Dio c'era un libretto con la traduzione accanto del rito. E c'è una formula del rito armeno molto bella in cui il vescovo a un certo punto dice: questo nostro figlio in Cristo liberamente ha scelto di offrire la sua vita a Cristo. Cioè, chi ti obbliga ad essere celibe? L'hai scelto tu. Chi ti obbliga a obbedire a qualcuno? Lo hai scelto tu. Chi ti obbliga alla povertà? Lo hai scelto tu. Non dobbiamo mai dimenticare che finché viviamo i nostri impegni come una limitazione della nostra libertà, perdiamo di vista una cosa molto importante, che se noi viviamo quello che stiamo vivendo è perché l'abbiamo scelto liberamente, che davanti alla proposta di Cristo noi abbiamo scelto di vincolarci in questo modo. E paradossalmente Gesù dice sempre a ciascuno di noi: la porta è aperta, vuoi andartene? Prego, vai, volete andarvene anche voi? Pietro ha la risposta precisa a una provocazione del genere. Sì, è vero, pure per noi è difficile quello che stai dicendo. Anche per noi è difficile comprendere la logica del tuo annuncio. La verità è: da chi andiamo però? Tu solo hai parole di vita eterna, cioè soltanto tu hai il potere di far sentire la nostra vita viva. È una dichiarazione di fede e di amore bellissima, dice Pietro, non è facile seguirti. Ma soltanto tu puoi
fai sentire la vita viva. Solo tu hai parole di vita eterna. Ecco, se da una parte c'è l'iniziativa di Cristo di volerci Chiesa, dall'altra parte c'è la nostra libertà che ci fa essere Chiesa. È troppo poco pensare che la Chiesa è soltanto un'istituzione, come un apparato. È qualcosa di molto più profondo, è un sacramento. E non dobbiamo mai dimenticare che finché non esprime fino in fondo il suo essere sacramento, non è fino in fondo Chiesa. Cioè è proprio attraverso l'esperienza concreta della Chiesa che noi veniamo messi nelle condizioni di poter vivere fino in fondo il Vangelo. Cosa significa? Che amare la Chiesa è un po' come dire, è come l'amore universale, non esiste. Cioè quando tu dici io amo, ami sempre qualcuno, è sempre qualcosa di concreto. L'amore in astratto non esiste, esiste sempre l'amore per qualcuno, un amore concreto. Quando noi diciamo che amiamo la Chiesa, dobbiamo innanzitutto dire che il Signore intorno a noi ha intessuto concretamente una Chiesa. Ad esempio, per voi la Chiesa è quella del vostro ordine, è la parte più concreta della Chiesa, è quella della vostra comunità, è quella delle persone che sono accanto a voi. Cioè, finché la Chiesa è un'entità astratta, non è la Chiesa che ci salva. La Chiesa è sempre qualcosa di concreto. E noi dobbiamo dire che la Chiesa che è intorno a noi, ad esempio quella della mia comunità, è il sacramento attraverso cui il Signore mi sta salvando. Dice sì, ma forse il Signore non aveva in mente, cioè non aveva chiaro che cos'è la nostra comunità. No, ce l'ha pienamente chiaro, anche perché nella scelta dei suoi discepoli, se dovessimo fare un profilo psicologico dei discepoli, quello che fa Gesù è molto pericoloso, perché se vuoi far andare d'accordo un gruppo, devi prendere un gruppo di simili. Devi prendere delle persone che più o meno hanno la medesima sensibilità, che si muovono sulla stessa linea d'onda. Invece, paradossalmente, i discepoli sono di caratteri completamente diversi tra di loro. C'è un Giovanni che tende al contemplativo talebano. Talebano significa, che vi ricordo che è lui che dice, vuoi che facciamo scendere un fuoco dal cielo per bruciarli tutti, visto che non ci hanno accolto? È tipico dei contemplativi, non hanno mezze misure. Vanno a finire sempre al fondamentalismo. E però nello stesso gruppo c'è Pietro, e nello stesso gruppo c'è Giuda, e nello stesso gruppo c'è Giacomo, il più affidabile. Insomma, c'è una varietà di personaggi all'interno di questo gruppo e non c'è uniformità. Per quanto noi ci sforziamo di uniformarci, possiamo tutti metterci un abito o un colletto per uniformarci, fondamentalmente rimaniamo noi stessi. Rimaniamo noi stessi col nostro carattere, con la nostra storia, con la nostra diversità. La Chiesa non ci chiede di uniformarci. La Chiesa chiede a noi la comunione, non l'uniformità. La comunione è saper tenere insieme cose diverse, con un vincolo più profondo che metterci d'accordo o andare d'accordo. La comunione è una scelta, è una decisione, è un'opzione fondamentale. Allo stesso tempo è una grazia, è un dono, è qualcosa che ci viene donato dall'alto. Questo personaggio straordinario che era Don Tonino Bello, che oltre a essere stato un buon vescovo, è stato un finissimo teologo, che ha saputo tirar fuori anche delle espressioni teologiche, secondo me, molto interessanti, parlando della Trinità e dicendo che la Trinità è la diversità di Padre, Figlio e Spirito Santo, tanto da amarsi, da essere un'unica cosa, lui la chiamava la convivialità delle differenze. La Chiesa è tale quando è conviviale, cioè quando sa tenere insieme cose diverse. Ad esempio, sarebbe un flagello una Chiesa solo tradizionalista, sarebbe un flagello una Chiesa solo progressista. Sarebbe un flagello una Chiesa solo neocatecumenale, sarebbe un flagello una Chiesa solo francescana. Vedete, sono sensibilità, carismi diversi, modi diversi di stare nella Chiesa. La Chiesa è una barca, diceva Ratzinger, dove c'è spazio per tutti. C'è spazio per tutti. Fa acqua da tutte le parti, ma c'è spazio per tutti. Non dovremmo mai cancellare questa caratteristica, cioè
Siamo Chiesa non perché siamo uniformi, non perché siamo uguali, ma perché c'è qualcosa di molto più profondo che riesce a tenere insieme anche cose radicalmente diverse. Ecco perché la Chiesa deve difendere fino in fondo anche la diversità all'interno della Chiesa stessa, perché è una ricchezza, è un modo attraverso cui si esprime lo Spirito Santo, che vi ricordo soffia dove vuole e fa quello che vuole. Ora, dobbiamo sempre deciderci se essere, diceva Giovanni XXIII, non è lo Spirito Santo ad assistere me, sono io ad assistere lo Spirito Santo. Cioè, mettiamoci d'accordo chi si trova dove, cioè, finché vogliamo tirare Dio dalla nostra parte, sapete, c'è una barzelletta che dice che lo Spirito Santo apprende le nomine episcopali dall'Osservatore Romano, no? Se è così è molto pericolosa come cosa. Invece siamo convinti che la grazia di Dio precede sempre anche la nostra diversità, che precede anche un po' le nostre scelte, la nostra storia. È bello poter renderci conto che nella Chiesa troviamo di tutto, troviamo esperienze diverse e troviamo carismi diversi. Lo aveva ben capito San Paolo quando elenca tutti i carismi. E dice c'è chi ha il carisma della parola, il carisma della guarigione, il carisma dell'insegnamento, il carisma del discernimento, ok, tutti questi carismi. Ma dice che cos'è che rende un carisma? Qualcosa di utile per tutti, la carità. La carità. La carità è un modo di esercitare un carisma. Carità non è un carisma, è un modo di esercitare un carisma. Ecco, e vi ricordo che la carità è una virtù teologale, cioè un dono. Il Signore ci dà il dono di esercitare la nostra diversità a beneficio di tutti, a edificazione di tutti. Allora, già quando rinunciamo a voler uniformare la Chiesa, anche perché viene da sé che è molto più facile gestire una caserma che una famiglia. È più facile. Se tu hai una caserma è più facile gestirla, una famiglia no. Ma noi siamo una famiglia, non siamo una caserma. Cioè non bastano delle regole a tenere, non basta il diritto, magari bastasse il diritto, no? A tenere tutto sotto controllo. Perché le persone sono persone reali, concrete, che sono più grandi anche di una regola che tu puoi dare. E non dobbiamo mai dimenticarci di questa caratteristica. Bene, quando noi viviamo questo tipo di esperienza, ci accorgiamo che entrare nella Chiesa non significa annullarci come persone, non significa vedere la propria storia cancellata, significa far entrare la nostra storia e la nostra diversità in un'armonia, in una sinfonia, in qualcosa di più grande. Sapete, il più grande contributo che possiamo dare alla Chiesa siamo noi stessi. Qual è stato il più grande contributo che ha dato San Francesco alla Chiesa? È stato San Francesco, è stato Francesco fino in fondo. Ora, se io lontanamente pensassi che il mio contributo alla Chiesa è essere un altro San Francesco, qui sbaglierei, perché io devo essere Luigi. Il contributo che io posso dare alla Chiesa è essere Luigi fino in fondo. Cioè ognuno di noi deve assumere la propria unicità come l'unico grande contributo che può dare alla Chiesa. Noi non dobbiamo rinunciare a noi stessi. Dobbiamo prendere noi stessi e lasciare che la nostra storia, la nostra unicità possa diventare a servizio degli altri. Ora, questo significa che ciò accade sempre in modalità molto umana, a volte anche in mezzo alla sofferenza, perché non sempre troviamo persone accoglienti che ci capiscono fino in fondo. Un po' di tempo fa mi è capitato di leggere un libro di uno storico sulla persecuzione che la Chiesa ha attuato nei confronti di un altro francescano illustre, cioè Padre Pio, cappuccino. Sapete che per un periodo della sua vita, e forse anche in maniera giustificata, cioè la Chiesa, immagino, per le notizie che aveva avuto, ha preso anche delle posizioni durissime nei confronti di Padre Pio. Anche notizie, ha preso anche delle iniziative di censura di quest'uomo. Ecco, voi sapete che poi tutto questo è passato, Padre Pio è morto, c'è stato un processo di canonizzazione, prima beatificazione, poi canonizzazione. Noi oggi lo veneriamo come San Pio da Pietrelcina,
Ma la congregazione della dottrina della fede non ha mai ritirato, non ha mai ritirato quello che aveva affermato nei confronti di Padre Pio. L'ha lasciato cadere. Sì, ok, vabbè, basta. Ma non ha mai detto abbiamo sbagliato. Questo fa parte del nostro essere umani, cioè a volte abbiamo difficoltà ad ammettere che abbiamo sbagliato. E che c'è una cosa molto, molto dolorosa nella vita di una persona, ce lo spiegano i salmi, non sono i nemici di fronte a noi, sono i nemici alle spalle, cioè sono i nostri, la sofferenza che viene dai nostri, è quella che fa più male, Perché se dovessimo combattere soltanto contro i comunisti, cioè andiamo in Vietnam, possiamo far questo, il problema è quando il nemico non è uno fuori di noi, è dentro di noi, è nella cerchia nostra. Gesù aveva vissuto questo tipo di esperienza, lo aveva vissuto con i suoi discepoli. Insomma, non dobbiamo avere paura che la Chiesa è profondamente umana e nel suo essere profondamente umana che è anche sacramento universale di salvezza. Quindi pretendere che la Chiesa sia diversa significa volere una Chiesa che non esiste, perché non esiste una Chiesa ideale, esiste una Chiesa reale. In quella Chiesa reale Dio ha la capacità di agire con potenza, in una cosa realissima, come la nostra Chiesa, come i difetti che possiamo avere, come le nostre storie che non sono sempre storie limpide. A volte Dio permette persino le nostre cadute, i nostri peccati, e li permette come purificazione. Anche da lì dobbiamo imparare una storia. La Chiesa, al di là di come si presenta, rimane sempre segno efficace di salvezza. Ora, fatto questo preambolo, che non, come sempre non ho aggiunto niente di nuovo a quello che già sapevate, permettetemi di indicarvi una pagina del Vangelo. A mio modesto avviso, ma è il modesto avviso di uno che si lascia molto suggestionare da quelle che sono le immagini del Vangelo, io rimango sempre molto colpito a volte da quello che suscita dentro di me il Vangelo. Credo che la definizione più bella di Chiesa la troviamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 5, versetti 17-26. Luca 5, 17-26. In maniera sinottica trovate la stessa cosa in Marco 2, 1-12. Però credo che la versione più interessante sia questa di Luca. Luca 5, 17-26. Leggiamo insieme. Un giorno Gesù sedeva insegnando. Sedevano là anche farisei e dottori della legge, venuti da ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. Tradotto significa c'è moltissima gente. E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco alcuni uomini, portando sopra un letto un paralitico, cercavano di farlo passare e metterlo davanti a lui. Ecco, io credo che qui c'è la definizione di che cosa sia la Chiesa. Sono questi quattro amici che sulle spalle si portano un paralitico e tentano di avvicinarlo a Gesù. Lo so che non c'è niente di poetico in questo, chissà che cosa potevamo immaginarci, dice qua la definizione di Chiesa. Sembrano personaggi anonimi, non viene riportato il nome, non viene riportato nient'altro se non il loro gesto. Il gesto di caricarsi sulle spalle un paralitico per portarlo davanti a Gesù. Ditemi se questa però non è la Chiesa. A che cosa serve la Chiesa se non a caricarsi sulle spalle le persone per rendere possibile l'incontro con Cristo? Soprattutto perché cosa simboleggia quel paralitico? In tutta la storia, che già conoscete, perché è interessante la figura del paralitico? Non prega, non domanda, non desidera, non mette in ballo la sua fede. È un uomo che non ha più nulla, non riesce né a pregare, né a credere, né a dire una parola, né a fare l'atto di dolore. È un'umanità che ha perso tutto. La Chiesa ha il compito di caricarsi sulle spalle chi non prega, chi non spera, chi non ama, chi non crede, chi ha perso tutto. Abbiamo il dovere come Chiesa di caricarci sulle spalle tutta l'umanità, specie l'umanità che non ha più parole, che non ha più speranza.
l'umanità che non crede più in niente, che non crede più nemmeno in se stessa, un'umanità che è paralizzata. Abbiamo il dovere come Chiesa di caricarci sulle spalle questa umanità. In questo senso la Chiesa è sacramento universale, cioè non è sacramento solo per i battezzati, è sacramento universale per tutti di salvezza, specie per persone così. E che cosa succede? Beh, lodevole anticipazione dei barellieri dell'unità, sì, perché fondamentalmente fanno questo, questi quattro barellieri. Lodevole, ma in realtà lo scontro più forte, sapete cos'è? È che non riescono a raggiungere Gesù. Dice il Vangelo, non trovando da quale parte introdurlo a causa della folla. Allora, ci sono delle persone che sono andate ad ascoltare Gesù. Queste persone sono anche il motivo per cui quest'uomo non riesce ad arrivare a Gesù. Cioè, c'è un modo di essere Chiesa che invece di essere sacramento diventa muro? Sì. Cioè, noi possiamo essere discepoli che invece di essere ponte diventiamo muro. C'è un modo di seguire Cristo in cui tu stai ascoltando Gesù, stai ascoltando i suoi insegnamenti, ti trovi davanti a Lui, ma è a causa tua che gli altri non riescono ad arrivare a Gesù. Noi non dobbiamo avere paura di ammettere che c'è un modo di essere Chiesa che fa da muro, non da ponte. Che ci sono dei nostri atteggiamenti, nostri dico, di persone che pregano e che vanno a messa e che celebrano i sacramenti, ci sono dei modi nostri che impediscono soprattutto a chi è lontano di incontrare Cristo. Noi dobbiamo fare un esame di coscienza, perché se la Chiesa è il tentativo di queste persone di portare a Cristo un paralitico, dobbiamo anche dire che si può essere Chiesa come folla. Che noi possiamo vivere un carisma, una vocazione, non come uno strumento di salvezza universale per tutti, ma come impedimento per gli altri. Impedimento per gli altri. Si può essere dei credenti che impediscono agli altri di incontrare Cristo. Beh, qui si apre il grande vocabolario di Papa Francesco, che su sta roba ci dà dentro profondamente, ma io solitamente cerco di non fare analisi sociali, no? Ma di guardare molto, molto semplicemente la mia vita, e chissà quante volte io sono stato causa di muro per l'incontro con Cristo, perché a volte basta un atteggiamento sbagliato, basta una disattenzione, basta dimenticarsi qualcosa, insomma. Quando tu pensi che sei Chiesa soltanto perché sei in rapporto con Cristo, questo diventa molto pericoloso. Perché la verifica vera che sei in rapporto con Cristo lo si vede da quanto il tuo essere in rapporto con Lui avvantaggia chi è lontano. Avvantaggia chi è lontano. La folla, il muro. C'è un modo di ascoltare Gesù che impedisce agli altri. Ma vedete la Chiesa quanto è geniale. Non trovando da quale parte introdurla a causa della folla, salirono sul tetto e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Cioè, la difficoltà spinge questi uomini, che abbiamo detto essere la vera Chiesa, a essere creativi. Se non riescono a passare dalla porta, passano dal tetto. Ora, basta leggere 2000 anni di storia della Chiesa per accorgersi di come i santi hanno fatto questo. Si sono inventati modi, ognuno in epoche diverse, in modi diversi, per portare i lontani a Cristo. Mi viene alla mente, non lo so, quest'uomo, ecco, era veramente un uomo originale. Ha vissuto a Roma nel 500, i romani lo chiamavano Pippo Buono, San Filippo Neri. Poi immaginate quest'uomo che a un certo punto si inventa cosa? Le 40 ore. Ma cosa sono le 40 ore? Noi adesso che lo viviamo tutti, facciamo tutti le 40 ore, no? Il suo modo in quel momento storico di riportare al centro il mistero eucaristico nella vita delle persone. Si inventa il pellegrinaggio alle 7 chiese di notte. Si inventa l'oratorio. Ma prendete ogni santo,
Prendete Ignazio, prendete Teresa d'Avila, quando Teresa d'Avila, in un tempo come il siglo d'oro della Spagna, tenuta in ostaggio dall'Inquisizione, che era attentissima a fenomeni che potessero uscire fuori dal seminato, insegna agli altri l'orazione mentale. L'orazione mentale, gli esercizi spirituali di Ignazio, l'oratorio di San Filippo Neri. Prendete ogni secolo e vi accorgerete di come tutto questo è stato sempre il tentativo dei santi di trovare in maniera originale un modo per portare le persone a Cristo. Non possono entrare dalla porta? Bene, ci entreremo dal tetto. Questa creatività, la Chiesa è stata sempre portatrice di questa creatività, che non è, credo che soltanto gli italiani riescono a comprendere questo termine dialettale romano, no? Che viene da un film della commedia italiana, dice famo lo strano, cioè non dobbiamo trovare un modo di fare strano il cristianesimo, dobbiamo trovare un modo di riportare il cristianesimo al suo cuore stesso. Leggiamo. Non trovando da quale parte introdurla a causa della folla, salirono sul tetto e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Veduta la loro fede, disse: «Uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Allora, che cos'è che cambia la vita di quest'uomo? L'incontro con Cristo. Cristo non guarda però la paralisi di quest'uomo. Quest'uomo non ha niente, non ha nemmeno la fede. Dice il Vangelo che Gesù, vedendo la loro fede, cioè la fede di quelli che portavano sulle spalle quest'uomo, dice all'uomo: ti sono rimessi i tuoi peccati. Vedete qual è la responsabilità di essere Chiesa? Noi abbiamo il dono della fede, ma il Signore non ha dato la fede solo per noi, ce l'ha data anche perché guardando noi possa dire anche a uno che non ha la fede: ti sono rimessi i tuoi peccati. Il potere che ha la Chiesa è questo, è un potere di intercessione profondissimo. Veduta la loro fede, disse all'uomo: ti sono perdonati i peccati. Sapete, oggi noi siamo andati a messa. Quante persone non hanno celebrato la messa oggi? Domenica celebreremo la messa domenicale, che è la Pasqua della settimana. Quante persone non parteciperanno a quella messa domenicale? Ma noi non andiamo a messa solo per noi, ma perché il Signore, attraverso anche il nostro essere presenti lì e nella nostra celebrazione, nella nostra preghiera, nella nostra intercessione, nella nostra professione di fede, guardando la nostra fede, possa dire al resto del mondo anche: ti sono perdonati i tuoi peccati. Non è un fatto legalistico, capite? È qualcosa di molto più profondo, è voler dire che essendo un tutt'uno con gli altri, noi abbiamo il dovere di mettere la nostra fede a servizio degli altri. Quindi, diventare creativi nel trovare un modo di introdurre le persone all'incontro con Cristo e capire che la responsabilità più profonda che noi abbiamo è quella di intercedere, di mettere la nostra fede come pegno. Abbiamo il dovere di credere anche per chi non crede. Abbiamo il dovere di pregare anche per chi non prega. Abbiamo il dovere di dire il nostro sì a Cristo perché il nostro sì possa portare un beneficio anche a chi non ha nessuno strumento. I poveri non sono solo quelli che non hanno da mangiare, sono quelli che non hanno un senso, un significato. Noi l'abbiamo incontrato questo significato. Noi conosciamo il nome e il cognome di questo significato. Noi sappiamo che è Gesù Cristo. Noi che abbiamo fatto questo incontro, noi che abbiamo il dono della fede, non siamo migliori degli altri. Abbiamo una responsabilità maggiore degli altri. In fondo Gesù nel Vangelo dice: a chi più è stato dato, più sarà chiesto. A pari merito, se uno ha la fede e uno non ha la fede, ma tutte e due si comportano nello stesso modo, chi ha la fede ha una responsabilità molto più grande rispetto a chi non ce l'ha. Cioè è un'arma a doppio taglio.
Non è detto che siccome abbiamo la fede, siamo fortunati, noi abbiamo, ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte le preghiere del buon cristiano che noi recitiamo la mattina. Guardate che è una responsabilità profonda il nostro essere cristiani, avere la fede. Allora, se dovessimo ripercorrere così, idealmente, quello che il Vangelo di Luca ci indica è questo. Si è chiesa quando ci si mette insieme. Ecco, non è l'iniziativa del singolo, è un'iniziativa ecclesiale la loro, sono insieme. Due, ci si mette insieme per cosa? Per caricarsi sulle spalle il paralitico, cioè chi non ha nulla, chi è bloccato nella vita. E perché lo si carica sulle spalle? Per fargli incontrare Cristo. E molto spesso in questo incontro con Cristo troviamo un sacco di impedimenti, folle che impediscono questo incontro. Allora noi dobbiamo imparare ad essere creativi, a domandarci che cosa è utile. Ad esempio, quello che funzionava 50 anni fa come efficace nella pastorale, non è detto che funziona tale e quale in questo momento. Dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Dobbiamo avere il coraggio di dire che cosa può essere utile in questo momento. Non per dire una cosa diversa, non per annunciare un Cristo diverso, per annunciare lo stesso Cristo, ma in una modalità più efficace. Siamo capaci di questa duttilità, di questa dolcezza nel cambiare anche il modo di approcciarci. Siamo creativi, non di una creatività perché a tutti i costi dobbiamo fare qualcosa di diverso. Non ci piacciono cose così, allora... siccome la messa così mi fa annoiare, adesso faccio una messa, ci metto una cosa strana così attiro la gente. No, io non sto parlando di questo tipo di creatività, Anzi, dobbiamo stare molto attenti a non manomettere ciò che non va manomesso. Non è la creatività di inventarsi una modalità, una performance, ecco, forse questa è la parola giusta. Non è la creatività della performance. È la creatività di una relazione che renda possibile un incontro. Cioè, come fa il mondo di oggi a sentire che l'incontro con Cristo è possibile attraverso di me che sono Chiesa e che non è impedito attraverso di me che sono Chiesa? Cioè, come faccio io a rendere possibile questo incontro? Oggi lo dicevamo durante la messa, no? E la modalità di Maria. Come fa Maria a portare gioia nella vita di Elisabetta? Ad esempio, ci avete mai pensato che Maria non opera nessun miracolo nel Vangelo? I miracoli li farà nei secoli successivi, ma nel Vangelo non c'è un racconto di un miracolo di Maria. Un altro personaggio, Giovanni Battista. Lui non ha fatto nessun segno, dice, lo dice proprio il Vangelo, lui non ha fatto nessun segno, ma tutto quello che diceva di quest'uomo era vero. La credibilità di queste persone è soprattutto nella loro persona. Maria offre la sua presenza. Che cos'è che ci rende credibili? Essere presenti, esserci, essere nella vita, condividere le cose. La Chiesa è stata sempre credibile per quanto ha saputo abitare le periferie, gli ultimi, per quanto ha saputo farsi vicino alle cose che ha cercato di curare, di annunciare, di portare. Cioè, è impossibile, ad esempio, annunciare un Vangelo ai poveri senza condividere la povertà. Mi sono fatto tutto a tutti, dice Paolo, pur di guadagnare qualcuno. Mi sono fatto giudeo con i giudei, pagano con i pagani, eccetera, eccetera. Che cosa significa tutto questo? Significa dove si gioca la nostra credibilità, in che maniera creativa la Chiesa in questo momento sta abitando il presente tanto da essere strumento di un incontro con Cristo e non impedimento di questo incontro. È una libertà interiore che certe volte noi non abbiamo più, perché vorremmo arroccarci nelle nostre posizioni, vorremmo dire abbiamo sempre fatto così. Sì, ma non sempre quello che abbiamo fatto così ha portato frutto. Dobbiamo domandarci in che modo porti frutto questo.
Se una persona serve fare il cammino di Santiago, facesse il cammino di Santiago. Se una persona serve fare il campeggio, facesse il campeggio. Una persona serve andare a pregare a Assisi, andasse ad Assisi. Cioè, ma non è detto che quello che serve a uno serve anche all'altro. Siamo disposti a comprendere che le persone hanno bisogno anche di cose diverse. Siamo disposti a capire dove stiamo e come dobbiamo porgere questo messaggio. Scegliere la maniera più efficace. Scegliere la maniera più efficace. E noi ci accorgiamo che la maniera che abbiamo è efficace perché alla vita di queste persone viene aggiunta una cosa importantissima, l'esperienza del perdono. Noi possiamo dire di annunciare il Vangelo quando la nostra presenza diventa causa di liberazione per le persone che incontriamo. Sono liberate interiormente, psicologicamente, relazionalmente, socialmente. Ecco perché il nostro impegno è totale, non è solo una parte, dice ti libero dall'oppressione sociale, troppo poco. Il Signore ci ha liberato ad esempio dall'oppressione della colpa, del peccato, innanzitutto ci ha liberato dal peccato, ma noi annunciamo la liberazione dal peccato? Annunciamo la guarigione in termini relazionali, la liberazione psicologica anche di persone che vivono in situazioni di oppressione interiore. Insomma, dobbiamo pensare che la nostra presenza deve essere causa di perdono nella vita delle persone, cioè causa di liberazione. Ubi fides, ibi libertas. E c'era il motto di Cardinal Biffi che aveva cambiato questa dicitura e aveva detto ubi ecclesia ibi libertas, dove c'è l'esperienza di chiesa vera c'è un'esperienza di libertà e di liberazione. Ecco, noi possiamo verificare se il nostro annuncio è così, è efficace, da quanto produce liberazione intorno. Ripeto, non una liberazione in termini meramente sociali. Voi sapete che c'è stato un momento storico della Chiesa, no? Quella che noi chiamiamo oggi come la teologia della liberazione. Mica diceva cose sbagliate. Forse era sbagliata la modalità con cui cercavano di attuarlo, ma di fondo si diceva come possiamo tollerare l'oppressione del povero? Sì, è vero, ma non possiamo pensare che la Chiesa è lì come liberazione sociale. Il Papa ha iniziato il suo pontificato dicendo la Chiesa non è una ONG. E noi non possiamo trattare la Chiesa come una ONG. La Chiesa è lì per una liberazione totale della persona, non parziale, non soltanto di un pezzettino. Credo che questo sia il motivo per cui quando un missionario va in missione si accorge che la costruzione di un pozzo come l'insegnamento di una preghiera hanno lo stesso valore, insegnare a leggere e scrivere avvicinare i sacramenti hanno lo stesso valore, non una cosa e basta, ma tutta la persona completamente, direbbe Paolo, spirito, anima e corpo. Cioè la liberazione deve avere a che fare con tutte e tre queste cose. L'esperienza del perdono deve avere a che fare con tutte e tre queste parti della nostra vita. Allora, potremmo dire che il miracolo è già finito, cioè il perdono dei peccati da parte di Gesù ha già concluso il miracolo. Dice Gesù, veduta la loro fede, disse, uomo ti sono rimessi i tuoi peccati. Ma, ecco, e concludiamo, gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può rimettere i peccati se non Dio soltanto? Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose che cosa andate ragionando nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire ti sono rimessi i tuoi peccati o dire alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati, io ti dico, esclamò rivolto al paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e si avviò verso casa, glorificando Dio. Perché è importante questa aggiunta del Vangelo? Perché ci sono dei momenti in cui
L'opera salvifica portata avanti dalla Chiesa è misteriosa perché ha a che fare col cuore delle persone. È un cammino di liberazione che gli altri non vedono, ma vedono soltanto quelli che lo sperimentano in quel caso. Poi ci sono dei casi in cui il Signore decide di rendere visibile quell'opera attraverso un segno. Ma solitamente il segno serve per l'incredulità, non come la prova della sua efficacia. È davanti all'incredulità che Gesù compie un segno. È per dirvi, fratelli miei, che noi non siamo chiamati a fare miracoli, ma a lasciare che la nostra vita possa operare misteriosamente sempre miracoli nel cuore delle persone. Quando il Signore vuole, a volte accompagna il nostro ministero anche con segni visibili. Cioè è molto evidente, è visibile anche agli altri quello che sta operando la Chiesa o attraverso la Chiesa la grazia di Dio. Ma questo non riguarda noi, ci sono dei momenti in cui il Signore vuole che noi agiamo in totale silenzio. Pensate quando parla della carità, Gesù dice non sappia la destra ciò che fa la sinistra, non dice fate pubblicità alla carità che fate, non dice questo, dice non sappia la destra ciò che fa la sinistra. Io mi domando se noi siamo capaci di questo silenzio, cioè se siamo capaci di credere che il Signore sta operando, ad esempio sta operando in questo momento della storia, in maniera silenziosa, sta operando nel cuore di tantissime persone. Sta operando anche se noi non abbiamo segni immensi, anzi sembra che li stiamo perdendo questi segni immensi. Un po' di anni fa mi è capitato di fare un lungo viaggio di diversi mesi in Canada e soffrivo nel vedere come le diocesi vendevano le chiese, ma tantissime, vendevano le chiese che diventavano pub, ristoranti, uffici. Sentivo il mio cuore frantumarsi a vedere Quebec, vedere Montreal, vedere questo tipo di scempio, no? Eppure mi dicevo, Signore, viene a mancare quello che per tanto tempo è stato per noi il segno evidente tuo, no? Della tua presenza. Ma io non credo che il Signore abbia abbandonato quei territori, quelle terre, o abbia abbandonato la nostra Europa, abbia abbandonato questi grandi paesi che ormai sono presi dalla secolarizzazione. Perché il Signore cambia la storia non con i miracoli ma con i santi, cioè la storia viene cambiata da persone che si lasciano raggiungere dal perdono di Dio. Allora, finché ci sarà una persona che si lascerà raggiungere da questo perdono, c'è la Chiesa e c'è l'opera della salvezza. Le parti esterne, se ci stanno, ben vengano, se non ci stanno va bene comunque. Perché l'essenziale del miracolo non era che quest'uomo tornasse a casa guarito dalla sua paralisi. L'essenziale di quest'uomo era tornare a casa riconciliato. Il mondo ha bisogno di riconciliazione. Cristo è morto per la nostra riconciliazione. Ha distrutto, dice Paolo, il muro di separazione, il muro di inimicizia. Ha fatto dei due un solo popolo nuovo, ci ha dato una vita nuova, un mondo nuovo, un modo diverso di vivere l'esistenza. Ecco, la Chiesa in questo senso può anche perdere tutto l'apparato esterno, ma non esiste nella misura del suo apparato, esiste nella misura di questa grazia misteriosa che opera nel cuore dell'uomo. Vedendo la loro fede disse, ti sono perdonati i tuoi peccati. Noi siamo Chiesa così, sappiamo ad esempio che tutto il nostro ministero ha valore soltanto quando viene vissuto come Chiesa. Il nostro studio, la nostra ricerca, la nostra vocazione, o è un metterci insieme affinché insieme diventiamo sacramento universale di salvezza, oppure inevitabilmente la vita di ciascuno di noi si trasforma in folla. Si trasforma in muro, si trasforma in impedimento. In questo senso credo che abbiamo bisogno di tre cose, e concludo veramente. Abbiamo bisogno di essere Chiesa. Tutto quello che noi facciamo ha sempre un valore ecclesiale. La nostra preghiera
ecclesiale, il nostro studio è ecclesiale, il nostro sì vocazionale è ecclesiale. Noi abbiamo bisogno di essere Chiesa. Due, abbiamo bisogno di agire come Chiesa. La nostra forza è nell'agire ecclesiale, cioè la nostra forza è nella comunione. Il demonio che cosa fa? Divide, distrugge la comunione. E solitamente mette idee giuste che però hanno come scopo la distruzione della comunione. Ora, so che sarò impopolare, ma io non riesco a leggere in maniera diversa la riforma protestante, se non come un grande attentato alla comunione. Con idee giustissime, io posso sottoscrivere anche alcune di quelle critiche e alcune di quelle considerazioni. Ma la prova che quella roba lì non porta, non è un segno universale di salvezza, è la distruzione della comunione, perché la nostra forza è nella comunione. Tutto quello che distrugge la comunione non è più valido, non è più efficace. In quel caso io devo essere disposto a rinunciare io al mio punto di vista, rinunciare io a quello che penso essere giusto, a rinunciare io alla mia parte, rinunciare io a fare io un passo indietro pur di salvare la comunione. La comunione è la condizio sine qua non affinché la Chiesa rimanga sacramento universale di salvezza. Terza cosa, amare la Chiesa. Forse noi non ne parliamo molto. Ci piace criticarla, ci piace sminuzzarla, ci piace metterla in pasto agli altri. Amare la Chiesa. Se noi non avessimo la Chiesa non saremmo cristiani, non saremmo qui, non avremmo Cristo, non avremmo il Vangelo, non avremmo i sacramenti. Amare la Chiesa, perché sì, è vero, è una santa meretrix, direbbe qualche padre, cioè vive contemporaneamente il suo essere santa per chi l'ha voluta e meretrice anche nei suoi componenti, ma le cose si possono cambiare soltanto quando le si ama. Se la Chiesa può essere riformata, lo può essere soltanto a patto che la si ami, solo a patto che la si ami e che si offra la propria vita per la Chiesa. Ecco, credo che interiormente nella nostra vita di studio, di ricerca, ma anche nella nostra vita spirituale, dovremmo coltivare un amore profondo nei confronti della Chiesa, che non è essere soggiogati al sistema, no? È la Chiesa così come ne abbiamo parlato in quest'ultima ora. È la Chiesa come sacramento universale di salvezza, la Chiesa che rende possibile un incontro che ti cambia la vita. La Chiesa che rende possibile l'incontro con Cristo. Ecco, questo credo che dia ragione ai padri quando ci mettono in bocca questa affermazione. Non si può avere Dio come padre se non si ha la Chiesa come madre. E credo che finché noi non scopriamo la maternità della Chiesa, non riusciamo a capire fino in fondo la paternità di Dio. Il mio invito è a questa ormai penultima nostra meditazione, a immergerci nel mistero della Chiesa e a lasciare che il Signore possa ravvivare dentro di noi l'affetto e l'amore più profondo per quello che Lui stesso ha scelto come sacramento universale di salvezza. Una preghiera.